Skopje è battuta da una violenta tempesta di pioggia e vento con almeno 21 vittime, una sessantina i feriti, diverse persone ancora disperse nella capitale della Repubblica di Macedonia. Inondazioni alte fino a 1,5 metri e venti fino a 70 km all'ora. Nella notte tra sabato e domenica in meno di 2 ore sono caduti 93 litri di acqua per metro quadrato, l'equivalente delle precipitazioni medie del mese di agosto, dice l'Istituto di Idrometeorologia. Fiumi di acqua e fango hanno spazzato via diverse automobili. Frane e smottamenti hanno provocato ingenti danni. Non abbiamo motopompe per aspirare l'acqua. Siamo senza acqua potabile ed elettricità. Non ho visto nulla di simile negli ultimi 20-30 anni. Non possiedo più nulla. Tutto quello che avevo è stato sommerso dall'acqua. Filmate! Tutto quello che ho costruito in 60 anni è stato distrutto. Il governo macedone ha dichiarato lo stato di emergenza. Polizia ed esercito sono mobilitati per fornire assistenza ai cittadini. Le condizioni meteorologiche restano avverse. Su Skopje è previsto ancora tempo instabile, con forti piogge.